Nonostante i tanti segnali di crisi nei vari contesti del villaggio globale, la famiglia resta una scuola di umanità di cui si avverte fortemente il bisogno. La relazione post discettazionem del cardinale Peter Erdo ha tracciato un bilancio delle riflessioni dei padri sinodali emerse negli ultimi giorni, declinato secondo le diverse realtà continentali. Così, se nelle società africane vige ancora la pratica della poligamia, nei paesi in cui la religione cattolica è minoritaria, varie sfide sono lanciate dalla realtà dei matrimoni misti, mentre in altri contesti, non solo occidentali, si sta diffondendo la pratica della convivenza. Preoccupazione destano poi il numero crescente di divorzi, non di rado legato alla precarietà lavorativa, la condizione della donna, le migrazioni, la violenza e i bambini, troppo spesso oggetto di contesa tra i genitori. La questione della fragilità affettiva è di grande attualità. Una affettività narcisistica, instabile, è mutevole, che non aiuta sempre i soggetti a raggiungere una maggiore maturità. In questo contesto, le coppie sono talvolta incerte, esitanti e faticano a trovare i modi per crescere. Anche il calo demografico non solo determina una situazione in cui l'avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza nell'avvenire. Di qui la sfida per la Chiesa, casa paterna e fiaccola in mezzo alla gente, di riaffermare l'indissolubilità dell'unione tra un uomo e una donna, con un discernimento spirituale riguardo alle convivenze, ai matrimoni civili e ai divorziati risposati. Non è saggio, ha insistito il relatore generale dell'Assise, parlando anche della questione omosessuale, pensare a soluzioni uniche o ispirate alla logica del tutto o niente. Conforme allo sguardo misericordioso di Gesù, la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall'amore ferito e smarrito, ridondando fiducia e speranza come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta.